Furti nelle abitazioni, spaccio di sostanze stupefacenti, truffe agli anziani, reati tra i più diffusi e sui quali si concentra l'attività di prevenzione e contrasto dei carabinieri impegnati a Como e sul territorio provinciale. Priorità ribadite in occasione della celebrazione per i 209 anni dell'istituzione dell'arma. Nell'ultimo anno, da maggio 2022 alla fine di aprile, i carabinieri hanno gestito più di 42.000 chiamate di emergenza e raccolto oltre 15.000 denunce. Sono stati 296 gli arresti e 2.740 le persone indagate a piede libero. Le direttrici su cui focalizzeremo il nostro sforzo sono fondamentalmente tre. Contrasto ai reati predatori, in particolare con il settore dei furti nelle abitazioni, il contrasto al traffico di stupefacenti, con particolare riferimento alle aree boschive. Molto lusinghieri i risultati abbiamo ottenuto negli ultimi tempi con l'impiego dei nostri cacciatori carabinieri. Ed in ultimo la truffa alle persone più esposte, quindi soprattutto truffe agli anziani. Non sono numeri allarmanti, tendenzialmente riscontriamo anche delle situazioni a ribasso, ma il punto focale è la sicurezza percepita. La sicurezza percepita non si può misurare sui numeri, bensì sulla capacità che ha la gente di sentirsi al sicuro, e su questo bisogna lavorare molto. Massima l'allerta sulla presenza della criminalità organizzata. All'azione di contrasto si aggiunge anche l'impegno per promuovere la cultura della legalità a partire dalle scuole. La provincia di Como storicamente è esposta a un rischio infiltrazioni e mi riferisco prevalentemente alla parte bassa della provincia. Il contrasto si fa attraverso una raccolta mirata di informazioni, un'elaborazione di queste informazioni e poi l'aggressione di strutture che in qualche modo hanno comunque collegamenti con le regioni madre. In questo ovviamente la qualità dell'azione di contrasto in scia al metodo della Chiesa non può essere assolutamente trascurato.